problema di preparazione fisica, atletica, avete più fondo o velocità mentale? Non sono discorsi che a cui compete dire la nostra. Noi dobbiamo pensare a fare i giocatori, che è già difficile, soprattutto in questa situazione, quindi non dobbiamo pensare solo a lavorare e a fare quello che ci dicono. Senti, allora, siete partiti male come squadra, indipendentemente dalle prestazioni dei singoli. Che cosa sta succedendo? Perché siete partiti male? Abbiamo cambiato 3 allenatori in 1 mese e mezzo, non penso che sia facile. Non deve essere una scusa, perché non mi piace trovare scuse, perché mi sono sempre assunto responsabilità sia noi che la squadra. Però di certo non siamo partiti sereni in maniera giusta, quindi penso che sia stato lo specchio di quello che tra virgolette abbiamo passato. Ciò non toglie che dobbiamo mettere la testa bassa e continuare a lavorare. Lavorare che diventa anche un po' difficile, no? C'è un generale clima di sfiducia, questa contestazione proposta dagli ultras, insomma, questa, io penso che la sentiate anche all'interno dello spogliatoio, insomma, questo è un generale, questo clima, insomma, non proprio favorevolissimo, no? Dobbiamo essere bravi a isolarci, a cercare di rimanere noi come gruppo e far cambiare l'opinione alla gente, a tutto l'ambiente, solo con il lavoro possiamo riuscire a fare ciò, perciò l'unica cosa da fare è continuare a lavorare. Cosa vi dite all'interno dello spogliatoio? Nel senso, ritenete di essere effettivamente una squadra da playoff, oppure insomma cominciate ad avere qualche timore che magari l'obiettivo stagionale possa essere diverso? Ma noi ci reputiamo squadra, perché non, per quello che abbiamo passato siamo tutti uniti e siamo convinti di ciò che possiamo fare. Come ho detto, l'unica cosa da fare è continuare a lavorare, che solo con il lavoro puoi girare questa sorta di sfiducia, sfiga, chiamatela come volete, perché in questo momento gira così, l'episodio, a posto di girare in maniera favorevole, gira in maniera sfavorevole, però solo con la convinzione e il lavoro possiamo girare queste cose qua. Senti, come giudicheresti il Catanzaro di oggi? Ci sono aspetti positivi? La reazione c'è stata, quindi era quello che contava. La reazione c'è stata anche la possibilità di portare punti a casa, e su questo dobbiamo continuare a lavorare e cercare di migliorarci giorno dopo giorno. La reazione di cui parli probabilmente è dovuta anche al nuovo tecnico in panchina, no? Insomma, probabilmente, anche se è prestissimo ancora per dirlo, però insomma forse era una scelta che ci voleva, insomma era una mossa da fare questa, no? Questo non è una domanda che ti posso dare, dire sì o no, nel senso... Dire, il nuovo tecnico in panchina vi ha dato qualcosa evidentemente, no? Sicuramente, sapevamo cosa dovevamo fare, ci ha detto 2 o 3 cose da fare durante la partita, e durante la partita sono capitate quelle 2 o 3 occasioni, e in quelle 2 o 3 occasioni siamo riusciti a prendere palo, a procurarci un rigore che non ci ha dato, cioè procurarci, a creare i presupposti di poter fare gol, e da lì dobbiamo, come ho detto prima, partire e cercare di migliorarci giorno dopo giorno. Senti, anche se ancora una volta è prestissimo, però insomma nelle 2 partite tu sei stato, a mio parere, almeno a me 2 volte il migliore del Catanzaro. Che giudizio ti dai sulle tue prestazioni personali? No, io faccio quello che mi dice l'allenatore, cerco di mettermi a servizio della squadra. Cioè, io sono contento se la squadra riesce a vincere e a esprimersi come potrebbe fare. E io cerco sempre di dare il massimo e quello che viene, viene. Come ti sei trovato in questa posizione di trequartista in cui ti ha fatto giocare Tom domenica? Hai avuto probabilmente, cioè sicuramente era l'obiettivo del mister che ti arrivasse la palla sulla tre quarti e poi via con l'ospitalizzazione, le 2 o 3 occasioni che siamo riusciti a creare, quelle più pericolose sono partite da là.
ti trovi meglio da trequartista o da seconda punta? Il mio modo di giocare è uguale, seconda punta o trequartista è molto simile. Mi sono trovato bene, devo migliorare ancora tanto perché chiede uno sforzo abbastanza alto il mister in quella parte del campo. Però ci sono i buoni presupposti per poter far bene. Senti, il fatto che al di là delle due partite di campionato, anche in coppa, insomma, non avete brillato in attacco, soprattutto forse in nessuna parte del campo, ma in attacco particolarmente. Perché? Perché? Se lo sapessi. Non te lo so dire, cioè, secondo me si è perso del tempo, tanto tempo. Perché se ci ritroviamo in questa situazione di sicuro non abbiamo lavorato come ambiente nella maniera giusta. Però c'è tutto il tempo per migliorare e non siamo qui per farlo. Senti,